Riparte il Laceno come riferimento sciistico in Irpinia e nel Mezzogiorno. L'annuncio dei fondi stanziati era arrivato già venerdì dal governatore De Luca nella consueta diretta social. Ieri l'ulteriore conferma dall'assessore regionale al turismo Felice Casucci, che ha partecipato ad Avellino all'incontro al circolo della stampa con il segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella. Abbiamo lottato molto tra Acamir e il comune di Bagnoli Irpino. Mi sembra che ci sia stato un buon risultato, che il lavoro è stato fatto in regione Campania, che è stato un lavoro proficuo, fatto da cabina di regia, ha deliberato con delle delibere specifiche di giunta in funzione di questo risultato. Il risultato, almeno questo intermedio, cioè speriamo di partire prima possibile. Lo dicevo prima, noi perdiamo molte risorse di carattere nazionale perché non abbiamo un comprensorio sciistico in Campania, no? Quindi stiamo puntando sull'Irpinia, in particolar modo sulla Cina, come comprensorio sciistico. Da Casucci anche un passaggio sul futuro di Sistema Irpinia, la fondazione fortemente voluta dall'ex inquilino di Palazzo Caracciolo, Domenico Biancardi. Noi possiamo semplicemente affiancare tutto ciò che attiene agli investimenti pubblici nel settore della cultura, nel settore della promozione territoriale e del turismo. Sostenere con dei fondi specifici, in questo momento non c'è la previsione di farlo, bisogna capire tutto ciò che è stato fatto, come preservarlo, perché è importante ciò che ha fatto fino ad ora Fondazione Sistema Irpinia, soprattutto in termini di aspettative dei giovani.